Il test della dengue giunge in farmacia. Questo test come viene utilizzato, come può essere utilizzato dal pubblico? Da oggi in farmacia è disponibile un test per rilevare l'infezione di dengue. È un test innovativo perché da oggi noi partiamo proprio in anteprima e quindi una persona infetta può venire in farmacia e fare il test nel nostro laboratorio. Questo test cosa vince? Vince se la persona è infetta, ma poi abbiamo anche il test che rilevando sia l'IgM e l'IgG, le due emoglobine, possiamo scoprire anche se la persona è già stata infettata. Perché? Perché il dengue è una malattia, diciamo, un po' particolare, perché se sei punto per la prima volta dalle zanzare hai un decorso, diciamo, curabile, fastidioso. Infatti è chiamato la malattia spacca ossa, perché ti senti completamente distrutto, febbre alta, dolori, vomito, diarrea. Però se sei punto per la seconda volta può essere mortale. Quindi è bene sapere se uno è stato infettato già precedentemente. Perché uno può confonderlo per una banale influenza. Invece può essere stato infettato da dengue e quindi, ecco, sarebbe bene scoprirlo in questa fase particolare. Poi speriamo che arrivi il freddo e il problema poi con la morte delle zanzare, ecco, speriamo andrà a terminare questo episodio. Dottor Gianmarco Ugolini, allora come si effettua il test? Il test è un test su sangue intero e che va a individuare le IgM e le IgG, quindi le immunoglobuline di memoria e invece le immunoglobuline che stanno lavorando al momento sull'infezione virale. È un test che prevede il prelievo di sangue capillare, un 10 microliti circa, che poi in reazione col buffer, con il reagente, dà i risultati nell'arco di 10 minuti e si può vedere appunto se si è avuta l'infezione oppure se l'infezione è in atto. Il prezzo del test è all'incirca sui 10 euro e si effettua in farmacia perché è un test ad uso professionale e quindi richiede un pochino di attenzione in più. Dottore, occorre una ricetta, una prescrizione medica oppure un privato può venire tranquillamente e chiederlo di farlo? Assolutamente, il privato che è interessato a fare questa analisi può venire e chiedere di farlo e siamo disponibili con chi è interessato.